Via. Che eleganza, di? Fai che lo fa l'intervista dopo, un pagliaccio. Ti guardi? No, ancora tu. Ah, ma c'è quel cazzo qua. Provato tutto. Pettorazzi, Grimani. A voi studio. No? Buonasera, benvenuti a Pettorazzi Grimani. Prima semifinale d'andata, partita finita sul 2-2, diciamo molto combattuta. Secondo me dovremmo dare di più al ritorno. E, non lo so, un commento a caldo direi al nostro presidente Beccati, Michele. Secondo lei, che cosa mi piace di questa partita? Partita dura, maschia, no, mi ricordo che è una squadra contro, sono un po' leggeri dal punto di vista del gioco. E abbiamo permesso al gioco da passare. Giochi aperti perché 2-2 è un ottimo risultato fuori casa. Speriamo che sia un ritorno in casa, Costa. Dove il tempo... lunedì questo, il prossimo, giusto? Lunedì prossimo, ore 20. Ore 22. Berlusconi merda! Paolini. Scusate, abbiamo Paolini che ci masturba, ci disturba dietro. Scusa. Ti mando la letta io. Beh, quindi ore 22 lunedì sera, vogliamo un grande tifo. Manca un altro Bio Boys che è al momento assente causa donna. Diciamo cena lunedì, illumino del cimitero, mio fratello. Penso che lunedì sarà presente al 99,99%. Quindi presidente, appuntamento a lunedì prossimo. Appuntamento per il grande ritorno, una partita importantissima, speriamo che di pace, perché abbiamo dai cazzo! La finale. Dobbiamo farcela, presidente. Abbiamo un'altra possibilità. Lunedì ore 22 a Costa Stadium, a voi studio Sky Sport, Pettorazzi Grimani. Diciamo, abbiamo un giocatore ancora in campo, dopo un rientro di un piccolo infortunio al ginocchio, il nostro bomber Gazzabinto, non abbiamo fatto un cazzo questa sera, ma secondo me, secondo i nostri tifosi e amici, lunedì farà qualcosa di più. Migliore vi dico che la sua risposta è molto bella, io la ringrazio per questo. Una domanda, cioè, mi dico qualcosa a caldo dopo questo 2-2 sofferto della notte. Le consiglio dell'arbitro, era un parrucchiere, si faccia la barba e i capelli, almeno mi risponde. Gazzabinto da segnare. Vedo che il nostro bomber è di un sociale veramente bello, secondo lei? Non ci risponde. Pubblicità! Diamo la linea allo studio Sky Sport, Pettorazzi Grimani, Andrea Confetti. Buonasera ancora da Pettorazzi Grimani, diciamo il nostro segretario, 2-2, sofferto. Secondo lei? Sapevamo che era una partita difficile, giocavamo contro i campioni in carica, quindi hanno dimostrato anche stasera essere una squadra ben organizzata. Ci abbiamo provato. Direi che all'inizio abbiamo sofferto un po', poi ci siamo ripresi, abbiamo guardato il pareggio alla fine del primo tempo, dopo una ripresa, diciamo, forse abbiamo creato un po' di più, ma abbiamo avuto quel piglio per chiudere la gara quando eravamo sicuri. Diciamo, il rigore non c'era. Da dove l'ho visto io? Dalla nostra visuale, dato abbiamo dei tifosi che ci rompono. Sinceramente... Ragazzi, stiamo facendo l'intervista, per cortesia. Rigore dalla nostra parte non ci sembrava. Guarda, da dove l'ho visto io, a me sembrava rigore, dalla mia posizione. Dalla nostra... sia, ciò non toglie che
le proteste mi sono sembrate troppo eccessive, quindi mi rendo conto della partita. Comunque, tutto, dai, però cercheremo lunedì sera, dai. Lunedì sera vediamo lunedì di portare a casa 22, questa qualificazione a prima qualificazione finale, speriamo di arrivarci. Terzo tempo allo Serie Trani, gentilmente fatto dal presidente Beccati Michele, che al momento non ci sente ma si sentirà spesso sicuramente lunedì sera. Direi che con questo è tutto, restituisco a voi la linea allo studio. Sky Sport, Petorazza Grimani.